Ragazzi, mamma mia che cacchio di gara che ha fatto la Lollobrigida. Mamma mia che cacchio di gara che ha fatto, cioè che finale, cioè pazzesca. È stata lì sempre insieme al gruppo fino agli ultimi tre giri, quindi si era unita insieme a un'altra velocista che poi è caduta ed è rimasta fino agli ultimi tre giri lì attaccata al gruppo, dopodiché è partita insieme alle altre e ha rischiato tantissimo. Se poi andiamo a vedere veramente l'ultimo giro lì in curva con la caduta dell'altra atleta lì anzi a lei addirittura poi ha alzato una gamba, quindi ha rischiato veramente di cadere, di giocarsi tutto, ma è rimasta lì comunque dentro la pista ed è riuscita a guadagnarsi un terzo posto, una medaglia di bronzo fantastica in questa ultima finale della velocità del pattinaggio. È un bronzo bellissimo perché comunque è arrivato dopo una lotta fino all'ultimo giro, perché sono state lì, cioè sono state attaccate fino all'ultimo giro e alla fine poi ha vinto l'olandese, seconda è arrivata l'atleta canadese e terza la nostra Lollobrigida. Ovviamente la gara è stata fantastica, cioè nel senso stava molto combattuta fino all'ultimo giro, parlo degli ultimi 4-5 giri, se vogliamo dirla tutta, è stata combattuta perché il gruppo poi si era riunito e lì poi sono partite e hanno dato spettacolo negli ultimi 3 giri, hanno uno spettacolo fantastico dove la Lollobrigida è riuscita a mantenere comunque una posizione buona negli ultimi 2 giri e anche nell'ultimo giro, ripeto, rischiando e andando a prendersi un'altra medaglia di bronzo. Se non erro, questa è la dodicesima medaglia di bronzo, decima, non ricordo bene. Comunque è un medagliere importante, anche perché se andiamo a vedere anche gli argenti e gli ori sono stati tanti, quindi è stata veramente un'Olimpiade, è stata fino ad ora un'Olimpiade fantastica. Gara che ha vinto meritatamente l'olandese. Ripeto, l'ultimo giro, se non fosse stato per il fatto che la Lollobrigida avesse poi alzato la gamba e quindi avesse perso un po' di velocità in curva prima di mettersi nell'ultimo rettilineo, staremmo qui a parlare forse di una medaglia diversa, a parer mio, perché ci avrebbe potuto provare, avendo più velocità e avendo più gap, avrebbe potuto provare anche un argento. Se non a un oro, ovviamente con i secoli, ma anzi, da nessuna parte. Ma questo risultato è un risultato fantastico che premia la nostra grandissima atleta azzurra. Che ripeto, ribadisco, ha fatto una gara molto, molto intelligente, rischiando perché stai sempre in mezzo al gruppo anche negli ultimi 4-5 giri. È rischioso, che abbiamo visto anche 2 cadute, quindi è rischioso. È ovvio che poi Villina va a rischiare. Lei è rimasta sempre molto sull'interno. È stata molto 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 intelligente, nonostante il rischio è stata molto intelligente. Poi alla fine niente, non ce l'ha fatta, ha conquistato un bronzo che, ragazzi, un bronzo è un grandissimo risultato fatto a Lollobrigida. E niente, gara molto bella, io l'ho vista tutta, mi sono veramente entusiasmato, speravo fino all'ultimo che riuscisse a guadagnarsi l'argento loro, ma con quella curva, quella caduta non è riuscita magari a entrare con una grande velocità e quindi poi ci ha provato fino all'ultimo, ma non è riuscita ad arrivare tra le prime due. Ovviamente una terza posizione fa tanto di cappello, un grandissimo risultato per questo atleta. Noi col medagliere andiamo avanti e ragazzi, questa Olimpiade è stata un'Olimpiade fantastica, ma è stata proprio questa è una continuazione di già un'annata scorsa fantastica per i nostri colori, che si sta continuando con queste Olimpiadi invernali di Pechino 2022, che si sta continuando, quindi è una correlazione di grandissimi risultati per le nostre atlete. Complimenti, veramente una fantastica, fantastica. Ciao a tutti.